I am the Leviathan. This starts with a violent end. It's Clash of the Titans, then the sky collapse and I relax the abstract. Nah, motherfucker, when I silence them. Too much drugs e bentornati a questo nuovo video. Io sono Adrix di Gioplay e quest'oggi, guys, siamo tornati nel canale del clan per portarvi un altro dei nostri gameplay assurdi. Oggi, guys, vi portiamo un gameplay veramente fuori dalla norma, perché vi portiamo una tripla DNA bomba equivalente del nostro Croton, che ci porta un altro dei suoi gameplay assurdi. Era nella mappa Retreat modalità Uplink e usava una SM1. Un gameplay veramente a paranormale a mio parere, perché fare più di 90 uccisioni di fila senza mai morire è qualcosa di difficile. Capisco che non può piacere il fatto che sia giocata su Uplink, quindi un po' spontrappata. Io non ho il gameplay sotto gli occhi, ma immagino, già pensando alla modalità, che sia un po' spontrappata. Però purtroppo, guys, questa è una delle poche tecniche che ci stanno per fare gameplay tra virgolette. Capisco che non è tanto bello da vedere, però comunque è abbastanza complicato tenere bene lo spawn senza mai perdere bene l'occasione, comunque riuscire a killare sempre in successione. Comunque, tra parentesi, fare più di 90 uccisioni di fila è qualcosa di assurdo, almeno per me, che sono il bot assurdo. Fare più di 90 uccisioni, anche se in questo modo, tra virgolette, questo piccolo imbroglio, anche se non lo è, perché è proprio una cosa che fa parte del gioco, è qualcosa di veramente complicato. Oggi, guys, abbiamo veramente veramente tanto tempo per parlare, circa 8 minuti. Vorrei spendere giusto 30 secondi sull'introduzione di ieri. Sono successi un po' di casini, un po' di dislike, un po' di commenti così, un po' di critiche, tutto quanto, guys. Io da questo punto di vista sono la persona più distante dai casini, quindi non voglio per niente aprire il discorso. Voglio solo dire se semplicemente che io so quei commenti e quei dislike da cosa derivano, quindi mi dispiace per chi l'ha fatto, perché tra l'altro è per persone che conosco. È successo un casino con uno che si chiamava in un modo, in realtà non era lui, insomma un sacco di confusione. In caso, il video è quello di ieri, quello delle 15 precisamente, andatelo a vedere se non l'avete visto, perché è la mia introdussi. Oggi, guys, come argomento vi porto gli internazionali d'Italia, di Roma, il BNL d'Italia, insomma, ovvero il torneo, l'ATP Master 1000 di Roma, il torneo più importante per noi italiani. Perché vi porto questo argomento? Perché semplicemente il torneo è finito domenica, quindi oggi che per voi è martedì, per me è lunedì che mentre lo sto registrando questo commentary, per voi è martedì, il torneo è finito domenica, come dicevo, quindi appena finito io ho avuto la possibilità di andare a Roma insieme al mio circolo tennis. Io gioco a tennis in Umbria, appunto, perché come ho detto nella mia introduzione, per chi se lo fosse perso, se l'arriva da vedere, io sono di Napoli, però effettivamente abito in Umbria per studiare, perché c'è mio padre che lavora qui. Come dicevo, guys, io gioco a tennis, quindi col mio circolo per il terzo anno di fila abbiamo deciso di prendere il nostro grandissimo pullman, che contiene circa 10 persone, 12 al massimo, quindi è abbastanza piccolo, e di partire per Roma. Ovviamente abbiamo deciso una giornata, non siamo stati tutti e 7 giorni del torneo, siamo stati il giovedì, che a mio parere è il giorno migliore per potersi vedere un torneo. Quindi consiglio da parte di Adrix: se dovete andare a vedere un torneo di tennis, passateci il giovedì come giornata, andateci di giovedì. Perché? Perché la giornata degli ottavi di finale, e gli ottavi di finale è il giorno migliore, perché è il giorno in cui di sicuro non se n'è andata nessuna testa di serie ancora, perché fino agli ottavi, praticamente, a meno che di scivoloni abnormi, fino agli ottavi di finale ci rimangono tutti più o meno. In più, guys, è il giorno in cui vedete, in cui la qualità delle partite è proporzionale alla quantità di partite, appunto, perché che vedevo di probabilmente, se andate a vedere il giorno della finale, quindi domenica, vedete una partita bellissima probabilmente, ma anche se è abbastanza probabile come cosa, non è sicura, c'è anche la possibilità che non sia per niente una bella partita, come effettivamente è stato. Hanno giocato una partita stellare, il problema che l'ha giocata una solo dei due, parlo di Novak Djokovic, che ha battuto su MSK in persona, ovvero Roger Federer, appunto in finale. Tra l'altro Federer continua con la sua maledizione di Roma, dato che non lo riesce a vincere, è uno degli unici due tornei che non ha vinto. E comunque, per chi non conoscesse Federer, anche se è un po' difficile che non conosciate Federer, immagino che almeno Federer e Nadal, anche se non seguite il tennis, l'avete sentito, sono due leggende, sono quelli che più la gente fuori conosce, quelli che non seguono tanto il tennis, sono i grandi nomi, come possono essere, che ne so, John Cena, Stone Cold Steve Austin, per il wrestling, non lo so, adesso mi è venuto un paragone un po' strano, guys.
Come vi dicevo, giovedì sono stato la giornata e effettivamente è stato qualcosa di grandioso. Come dicevo, è stato il terzo anno di fila che ci andavo e veramente mi sono divertito tantissimo. Come dico sempre, a mio parere, quando vai a vedere un torneo dal vivo, vivi una partita diversa. Nel senso, se io faccio il confronto tra le partite che guardo davanti allo schermo, che ho in camera mia, e quando le vado a vedere dal vivo, sono due partite proprio diverse, perché l'adrenalina che puoi avere mentre ti guardi una partita, tra l'altro l'adrenalina sale quando gioco un italiano. Io ho avuto la possibilità di vedere Fognini, che è il massimo esponente del tennis in Italia, cioè il giocatore più forte italiano che abbiamo al momento, giocare nel Pietrangeli, ovvero lo stadio più bello del mondo a mio parere. Uno stadio si va a scavare all'interno, diciamo, del sottosuolo del Foro Italico, e va a formare appunto verso il basso. E poi è molto bello perché attorno ci sono moltissime statue, e diciamo che da tutti è considerato almeno uno dei primi 5, se non 3 stadi, uno dei 3 stadi più belli del mondo, perché veramente è un'atmosfera unica e veramente è qualcosa che non ti dimentichi, perché è uno stadio bellissimo. In più, se ci aggiungi di vederti insieme ad altre 7000 persone tutte lì a guardare questo giocatore italiano, ovviamente tutti a tifare l'italiano, diventa un qualcosa di grandioso. L'unico errore, guys, errore che è appunto il terzo anno di fila che faccio, è stato quello di non portarmi la crema solare. Perché, guys? Perché la crema solare è la cosa più importante quando andate a vedere il torneo di tennis. Perché? Perché c'è stato un sole della Madonna, come direbbe Gabbo di Squared. Infatti io ero arrivato lì con l'idea, vabbè dai, non ci sarà tanto sole, ci potranno essere... No, cazzate, scuse, non me l'ero proprio ricordato, di la verità, ok? Non me l'ero ricordato della crema solare. E quindi vado lì, tutto tranquillo, inizio a vedere, arrivo io, sono arrivato verso le 9:30, le partite iniziano alle 10, vabbè. Vado nel centrale, mi vado a sedere, vabbè, andiamoci a sedere. Inizio a vedere sto sole, proprio che ci distrugge. Oh, sono stato tutta la giornata, sono tornato a casa che ero uno zombie, avevo le mani alzate, cercavo acqua proprio fondamentalmente, perché mi dovevo bagnare le braccia perché ero veramente qualcosa di assurdo. In più, ovviamente, e ce l'ho ancora, ragionate, io ci sono andato giovedì e ancora adesso ho l'abbronzatura da camionista, ovviamente, perché la maglietta a maniche corte mi ha fatto questo effetto. Quindi adesso sono un marocchino dalla fine, no, senza nulla togliere ovviamente i marocchini, comunque dalla fine della maglietta sono marocchino, e alzando la maglietta può fare il Ringo multicolor. Un saluto a Madonnino. Detto questo, guys, che dirvi, una cosa che si può notare sicuramente al Foro Italico, che secondo me è la cosa più bella, è le distinzioni delle persone. In pratica, te quando vai riesci subito a capire se da quanto tempo più che altro questa persona c'è, perché la persona che è il primo giorno che ci va al torneo è una persona bianca di pelle, non ha problemi, mentre invece dal secondo giorno in poi, insomma, inizi a vedere i morti viventi che vanno in giro con le braccia alzate e che ti iniziano a chiedere acqua, insomma tutti a cercare acqua. Detto questo, guys, il video qui sta finendo, spero di avervi intrattenuto al meglio. Non so se siete stati al Foro Italico, anzi penso che sia difficile. Comunque, in caso, lasciatemi un commento qua sotto, ditemi cosa pensate del tennis, cosa avete pensato del torneo, se l'avete visto, cosa pensate anche di questo commentary. Il video qui sta finendo, vi ricordo di passare dalla pagina di Facebook e pagina di Twitter, link in descrizione, di passare da tutti i canali, anche del mio, di iscrivervi, di lasciare un like. Noi ci rivediamo al prossimo video, bella! All your calibrated, you do the mumble like